Gli agenti della squadra mobile della questura di Sassari hanno arrestato un 41enne e un 45enne, entrambi residenti a Sassari, già noti alle forze dell'ordine per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono risaliti a loro dopo lunghe indagini che hanno permesso di individuare a Bade Pedrosa una fiorente coltivazione di canapa indiana occultata dalla fitta vegetazione. La piantagione, situata all'interno di un terreno coltivato ad uliveto, era protetta da un cancello chiuso con catene lucchetto e da un moderno impianto di videosorveglianza con telecamere ad alta definizione per individuare eventuali intrusi. All'interno dell'appezzamento, vicino ad un rustico, era stato realizzato un vivaio di canapa indiana dotato di un ingegnoso sistema irriguo computerizzato. Gli agenti, insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine Sardegna, sono così riusciti ad estirpare 403 piante di canapa indiana di varie dimensioni. Inoltre è stato rinvenuto ulteriore stupefacente, steso su dei fili ad essiccare verosimilmente marijuana, nonché una pistola Beretta calibro 6.35 con tanto di cartucce. La coppia di coltivatori di droga è stata rinchiusa nel carcere di Bancali. Rappresenta il punto di partenza attraverso il quale, dopo l'approvazione dell'atto aziendale, arrivare all'istituzione della Breast Unit. È il percorso terapeutico diagnostico assistenziale di senologia aziendale che, istituito dall'azienda ospedaliera universitaria a febbraio, a giugno è entrato in funzione. Il servizio trova origine in un percorso di presa in carico delle donne colpite da tumore al seno, avviato a Sassari da anni. È stato realizzato così per garantire un'assistenza multidisciplinare adeguata alle donne affette da patologia mammaria, dalla diagnosi alle terapie mediche e chirurgiche, la riabilitazione, fino al supporto psicologico. Il percorso ha preso il nome di SMAC, Senologia Multidisciplinare Aziendale Coordinata, e vede come responsabile del percorso il professor Alberto Porcu, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale, e il dottor Antonio Pazzola, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica. La SMAC ha trovato subito sede al piano terra del Palazzo Clemente, nei locali della senologia radiologica. Di recente è stata aggiudicata la gara che consentirà la fornitura degli arredi per l'ambulatorio. Con una spesa di poco superiore ai 16.000 euro saranno acquistati armadi, mobili, sedie, poltrone e divanetti per l'attesa, scrivania e ancora un letto da visita, carrelli per le medicazioni e lampade da visita. Il percorso e il mese di attività è stato presentato nella sala riunioni della direzione strategica dell'azienda ospedaliera di Sassari alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Luigi Arru. A illustrare il nuovo servizio sono stati il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Sassari Antonio D'Urso e i responsabili del percorso diagnostico terapeutico assistenziale Alberto Porcu e Antonio Pazzola, quindi la coordinatrice infermieristica Maria Corungiu. Un percorso che nei primi mesi del 2017, dal momento della sua istituzione, ha fatto registrare, così come è stato detto dal dottor Alberto Porcu, un aumento dell'attività del 20% rispetto allo stesso periodo del 2016, con un incremento anche del numero delle donne che si sono rivolte al servizio. Un servizio che, ha messo in evidenza Antonio Pazzola, si basa sulla stretta collaborazione fra i professionisti che si muovono come una squadra multidisciplinare in un lavoro collegiale. Un sistema che vede le infermiere e case manager svolgere un ruolo di notevole importanza, ha spiegato Maria Corungiu, e accompagnare le donne dall'inizio fino alla conclusione del percorso. Un servizio che è stato fatto testare dallo stesso assessorato in maniera anonima, ottenendo una valutazione positiva in modo particolare per l'accoglienza da parte delle infermiere. Sul totale delle donne che si sono rivolte alla SMAC, 112 sono state quelle prese in carico dalla struttura, 14 quelle inserite in altri percorsi adeguati, mentre sono 6 le donne che hanno fatto richiesta di accesso e che per intraprendere il percorso dovranno presentare impegnativa del medico curante. Dei 132 accessi, 78 erano pazienti sintomatiche, 5 erano seguite dalla senologia radiologica, 4 provenivano dallo screening territoriale, 3 sono state, invece, inviate alla struttura territoriale per lo screening mammografico, 1 è stata inviata al centro unico di prenotazione per fissare una visita mammografica. 35 erano pazienti con diagnosi di carcinoma mammario già seguite dalla struttura ospedaliera, 1 era una paziente asintomatica, 4 invece provenivano da altre strutture del territorio e 1 era una paziente con familiarità e come tale considerata ad alto rischio. Dai dati si ricava inoltre che 86 pazienti, pari al 65%, hanno utilizzato il numero verde per accedere alla struttura, mentre 46 pazienti, cioè il 34%, hanno preferito l'accesso diretto. Per accedere al percorso è necessaria un'impegnativa del medico curante, nella quale dovranno essere indicati la richiesta di visita senologica o esame strumentale e il quesito diagnostico.
Le utenti possono prenotare un appuntamento con una telefonata al numero verde dedicato 800 55 9988. Grande successo, fuochi artificiali e ricchi premi. Nei giorni scorsi si è tenuta a Sennori la Sagra di San Biagio, organizzata dall'Associazione Culturale San Biagio Sennori in collaborazione con l'amministrazione comunale. Per tre giorni Sennori si è animata con le iniziative dell'associazione che ha organizzato serate di festeggiamenti in onore del santo, con spettacoli musicali, la tradizionale sagra del gusto sardo e la chiusura con la Santa Messa, che quest'anno è stata celebrata all'interno del cantiere della futura chiesa di San Biagio, a seguire la processione con la statua del santo per le vie del paese fino alla parrocchia di San Basilio Magno. Al corteo non sono mancati i figuranti in costume tradizionale, la banda musicale Città di Sennori, le autorità civili e militari del paese insieme alle associazioni e i cavalieri di Romangia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nuova avventura per l'artista Giuseppe Piroddu del gruppo Ruseddu, il celebre zio Peppi della trasmissione radiofonica di Radio Venere. Infatti da qualche settimana è diventato presidente dell'associazione culturale La Cantina in via Gabriele D'Annunzio, un locale dove trovano spazio le chiacchiere tra amici, una partita a biliardo e molto altro. Piroddu prende il posto di Cristiano Mamusi alla presidenza dell'associazione culturale La Cantina. Li abbiamo incontrati durante l'inaugurazione ufficiale avvenuta ieri sera nella piazzetta adiacente al locale. Quale miglior presidente che possa rappresentare il monte, il quartiere, conceduto con orgoglio la presidenza del circolo, sia da parte mia che da parte di mia moglie e di mio figlio, a questo grande artista, a questo grande signore, grande promotore di feste. I miei migliori auguri, zio Beppe. Grazie a voi, grazie. Allora, intanto siamo pronti per questa nuova avventura, ringrazio diciamo Cristiano Mamusi, la famiglia Mamusi, che ha creduto subito
di me e quindi cedendoci la presidenza e questa nuova avventura per quello che riguarda il Circolo La Cantina. Noi vi aspettiamo tutti quanti, non solo, ma soprattutto quando si parla della cantina si parla di quartiere, di festa di quartiere, e noi vogliamo essere dei promotori affinché si faccia cultura. Grazie, spettacolo. Grazie Telegi. Sassari Calcio Latte Dolce prosegue la sua marcia di avvicinamento ai campionati di Serie D 2017-2018. È l'estate del mercato a dominare la scena ed il team del presidente Roberto Fresu continua la campagna di rafforzamento della rosa fra preziose conferme, acquisti di valore ed innesti in piena linea verde. I giovani continuano ad essere una delle assolute priorità del club ed è proprio un giovane calciatore di talento ed interessanti prospettive l'ultimo colpo messo a segno dai biancocelesti. Nicolò Sanna ha firmato alla presenza del direttore sportivo Andrea Colombino il contratto che lo legherà alla società sassarese. Sanna è un classe 1998 Jolly da Mediana ex Castelsardo e lo scorso anno ad Arzachena. Nella stessa giornata inoltre il Latte Dolce ha trovato l'accordo anche con Luigi Scanu che ha firmato alla presenza del vicepresidente Gianni Sanna e del direttore sportivo Colombino. Il classe 97, già visto con le maglie di Cagliari, Olbia e Propatria, è un centrocampista centrale di qualità e piedi buoni. Ancora insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che troverete tutti i nostri contatti sul sito www.telegi.tv e che se volete potete anche visitare la nostra pagina Facebook Telegi, la televisione di Sassari. Vi leggo una nota che arriva dal coordinamento cittadino di Forza Italia. La politica a volte fa davvero miracoli, fa apparire come enormi montagne le dune e soprattutto fa sembrare elefanti le formiche. Forza Italia Sassari è impegnata da anni nel portare avanti una opposizione seria e costruttiva a Palazzo Ducale. Anni difficili, si legge nella nota, dove Sassari ha conosciuto davvero da vicino e toccato con mano la crisi vera. Quella che fa abbassare le serrande, che non ti fa dormire la notte per le tasse da pagare ed il lavoro che non c'è. A tutto questo menù, già di per sé desolante, aggiungiamo una parte politica, appunto sto sempre leggendo la nota, che nonostante il grande consenso ricevuto per governare la città, non ha saputo dare risposte ai tanti problemi che mordono le caviglie dei sassaresi. Anzi, ha continuato a litigare e discutere per tentare di far quadrare quei conti che mai sono risultati essere impari. Nel frattempo, gli unici conti sono stati pagati dai cittadini sassaresi, che non hanno mai visto una città trattata in modo così approssimativo e insufficiente, per usare un eufemismo. E ancora, davanti a questo scenario, Forza Italia di Sassari c'è, come sempre in questi anni, pronta a raccogliere le richieste dei cittadini, che devono tornare ad essere protagonisti per tramutarle in proposte concrete che possano davvero far risollevare la nostra città e tutto il territorio. Noi del coordinamento cittadino di Forza Italia di Sassari, conclude la nota, intendiamo proprio questo quando parliamo di buona politica e buona amministrazione, non certamente decidere il futuro della città nelle sedi dei partiti, magari fra pochi intimi, ma nelle sedi istituzionali dopo aver sentito il parere di chi vive la città tutti i giorni. La nota porta la firma di Pietro Pedoni, responsabile dell'ufficio comunicazioni del coordinamento cittadino di Forza Italia Sassari. Questa era la nota di oggi, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto anche oggi e ricordarvi naturalmente che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e buon inizio di settimana a tutti! E buongiorno a tutti, e siamo arrivati così a lunedì 24 luglio 2017 e chiunque di voi ne abbia il piacere, questa sera vi aspetto per il concerto di Pietro Sanna dalle ore 21 in piazza Tola Sassari. Presenterò la serata insieme ad Anna Rita Oggiano. Non mancate quindi questa sera dalle ore 21 in piazza Tola per ascoltare tutti insieme Canzoni d'Amori, l'ultimo album di Pietro Sanna. Vi aspetto, ciao ciao! Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break.
Uri, festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. Sabato 29, vespri solenni e Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria di Paulis. Al termine, corteo fino a casa dell'obriera Maria Angela Vargiu. Domenica, celebrazione eucaristica in onore di Sant'Antonio da Padova alle 18.30 presso la chiesa di Santa Maria di Paulis, presieduta dal parroco di Uri, Don Giovanni Niedu, e concelebrata da Don Manuel Diego Petretto. Alle 19.30 solenne processione per le vie del paese con il simulacro del santo, accompagnata dalla banda musicale Città di Hittiri, dalla sfilata dei cavalli, dai gruppi a piedi in costume tradizionale urese e dalla confraternita di Santa Croce. Sabato 29 dalle 22 concerto di Francesco Sarcina delle Vibrazioni. Lunedì 24 luglio dalle 21 in Piazza Tola concerto di Pietro Sanna, Canzoni d'Amori. La serata sarà presentata da Augusto Contini e Anna Rita Oggiano. Decimo Memorial di Calcetto, tutto in una notte ricordando. Sabato 29 luglio, a partire dalle 17, Santa Messa. A seguire il Memorial di Calcetto. Presso il Bar dello Sport, via Ugo La Malfa 19, Carbonazzi. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.